Per il video di oggi avrei scelto questi due colori, il 607 che è un blu scuro ma molto, ecco lo vedete, guardate qui, guardate com'è brillante questo blu, è proprio, sembra quasi che ci sia, non dico dell'urex ma della seta, tanto è luminoso, ecco, non è la parola giusta, non è brillante ma luminoso. È il codice 607, sempre degli Ecovita della DMC. E questo, anche questo rosa, vedete che è molto lucido, molto, molto bello, è il 404. E oggi vi faccio vedere un ricamo che io ho usato, si vede male, guardate, per mettere come bordo tra la calotta e la tesa di un cappello. Qui devo dire che non mi è venuto proprio benissimo perché lavorato sull'uncinetto, cioè ricamato sull'uncinetto, presenta un po' qualche problema in più, non si riescono a calcolare proprio giusti i punti, se sembra che si siano calcolati giusti, poi magari vedete uno è un po' più lungo, l'altro un po' più corto, però nell'insieme a me piace molto. Ora vi faccio vedere come si fa questo punto in modo che possiate voi adattarlo come meglio credete. Così è molto bello, anche indossato, ora non ve lo faccio vedere indossato perché io con i capelli sto proprio male, però indossato si vede forma, da quel tocco di finezza a un capello che diversamente sembrerebbe molto molto anonimo, perché tutto punto basso, tutto dello stesso colore, passerebbe inosservato. Invece con quel filino lì, e cos'è il bello del ricamo? Specie con questo filato, come vi ho detto anche negli altri video, l'elasticità, che voi se metteste una passamaneria cucendola, la passamaneria rimane dura e non dà elasticità. Questa è lana e vedete, ha la stessa elasticità della lavorazione ad uncinetto e quindi non correte il rischio che poi quando lo indossate magari vi tiri e la misura non sia più la stessa. Lo vediamo assieme. Allora, per fare questo ricamo abbiamo necessità di 4 punti di base, 1, 2, 3 e 4. Facciamolo un po' più centrale. Allora, partiamo da questo, 1, 2, 3 e 4. Ci posizioniamo sul secondo punto, scusate, ci posizioniamo sul terzo punto, è lo stesso ma è giusto dire i punti esatti. Ci spostiamo di 3 punti a sinistra, entriamo sulla stessa riga di dove abbiamo iniziato il lavoro, quindi 1 dove siamo usciti, 2 e 3, sul terzo punto sulla stessa riga entriamo e andiamo a contare 4 punti o 5, questo dipende, la lunghezza la potete fare come volete, ora la facciamo di 4, cioè 1, 2, 3 e 4. In verticale 4 giri, orizzontale 4 punti, verticale 4 giri, quindi 1, 2, 3 e 4. Usciamo nel quarto punto e tiriamo il nostro filo. Così. Ricominciamo da capo spostando il nostro lavoro verso destra, quindi 1, 2, 3 sulla stessa riga, poi contiamo 1, 2, 3 e 4 al centro, mettiamo l'ago al centro, 4 giri dopo e chiudiamo, tirando sufficientemente quanto è necessario perché il filo rimanga unito. E perché, non vi ho detto, sempre filo doppio, ma su questo tipo di spessore, diciamo, metterò quasi sempre il filo doppio, a meno che non faremo dei lavori un po' carichi. Usciamo al centro, ci rispostiamo a sinistra, 1, 2, 3,
al centro 4 giri sotto, 1, 2, 3 e 4. Il filo rimane così e tiriamo. Vedete quanto è semplice? Questo forse tirato 1, 2, 3, 4, sì, è giusto. Adesso a destra, 1, 2, scusate che non vedo bene, esce da qua, 1, 2, 3, qui, 1, 2, allora, 1, 2, 3, 4, esce qua, mi avvicino un po' di più, così magari si vede anche meglio. Allora, abbiamo detto, ci spostiamo di 3 punti a destra, 1, 2 e 3, sulla stessa riga, dobbiamo andare nel punto centrale 4 giri sotto, cioè 1, 2, 3 e 4. Quarto giro, usciamo. Se vi sembra che rimanga un pochino molle, vi accompagnate un attimino con le mani, o altrimenti, se preferite, ora vediamo. Allora, di nuovo a sinistra, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Se vi sembra che il filo rimanga un pochino molle, quando arrivate a questo passaggio, lo mettete già sotto l'ago, lo bloccate e a questo punto avete il punto perfetto. Vedete? Stessa cosa, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Mettiamo il filo attaccato all'ago e tiriamo. Questo è il punto di base dove poi andremo a disegnare gli altri. Ne facciamo ancora 2, 4, 6, facciamone ancora 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Filo sotto, attaccato all'ago, che ci dà la giusta posizione. Ancora uno. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. Di questi possiamo farne quante vogliamo, la lunghezza che vogliamo. Come vi ho detto, io l'ho messo nel cappello, ma può essere benissimo un bordo che va bene per qualsiasi lavoro maglia. Potete farne anche più righe distanziate. Potete, ad esempio, sempre intorno al collo, che formerebbe quasi una collana. Questo oltretutto si riesce a lavorare bene anche se non si hanno, come ho fatto qua, anche se non si hanno proprio i punti così, diciamo, tutti sulla stessa riga orizzontale, tutti sulla stessa riga verticale. Si presta a, diciamo, a più basi, ecco, diciamo così, si presta a più basi, però è carino come soluzione. E poi cerco di farvi vedere tutti i punti semplici, almeno all'inizio, poi vediamo se troviamo qualcosa di un po' più elaborato, però vorrei proprio farvi vedere cose semplici in modo che siano alla portata di tutte e che tutte possiate fare il vostro ricamo personalizzato sul lavoro che preferite. Finito questo, entriamo dentro e assicuriamo dal di sotto il nostro filo. Lo chiudiamo così e lo assicuriamo. Ora, negli altri video non abbiamo visto come assicurare il filo, lo vediamo adesso. Diamo, io sono sempre un po' la mania di fermare il filo, perché allora, diciamo che io penso questo, è un'informazione questa che vi do, poi magari può essere sbagliata, però è la mia idea. Quando voi andate a lavare una maglia, si trattano bene le maglie, non si devono strizzare o altro, però ad esempio sotto le ascelle, intorno al collo, dove ci sono le punti che hanno i punti che hanno necessità di essere un pochino più, come posso dire, trattati, viene naturale un po' di movimento così farlo. Facendo questo movimento, il filato che è lavorato in orizzontale si muove. Se voi fate caso,
quando fate un lavoro i punti non sono perfetti, io lo consiglio anche come sistema. Nel momento in cui voi lavate la maglia, la mettete a bagno col vostro sapone, col sapone adatto, e prendete la maglia quando è bagnata e delicatamente fate questo lavoro, vedrete che i punti si allineano. Allineandosi, se io qui ad esempio avevo un punto più lungo, mettiamo che io qui avessi un punto più grande, vabbè ora non riesco, ma se avessi un punto qui più grande e qui più stretto, facendo questo lavoro il punto va a posto. Vuol dire che il filo che era in questo punto, che era più lungo, adagio adagio si è spostato per andare a compensare quel punto che era più stretto. Quindi, dicendo questo, stabiliamo che i nostri punti si spostano leggermente da una parte o dall'altra. Se io faccio un ricamo, unisco due fili, qualsiasi cosa, e do un punto solo, cioè lo assicuro in modo delicato, nel momento in cui io faccio questo lavoro, perché ho necessità di farlo dove c'è il ricamo, temo sempre che quell'unico punto che io ho assicurato, per effetto proprio del mio strofinamento delicato, leggero, quello che volete, si possa disfare. Allora, motivo per cui tendo sempre a esagerare. Lo so che sono esagerata, ma io tendo sempre ad esagerare nell'assicurare i fili. È una mia mania, però vi ho spiegato anche perché lo faccio. Fatto questo, noi possiamo, ho messo le forbici, tagliamo e andiamo a fare la parte centrale, le foglioline, quelle che nel mio capello sono verdi, le andiamo a fare col rosa che vi ho detto è il 404. Partiamo dal centro. Come vedete, quasi tutti i ricami, direi tutti i ricami, partono sempre dall'alto verso il basso, anche perché noi stiamo facendo dei lavori in verticale. Quindi iniziamo dal primo che abbiamo fatto e andiamo a posizionarci esattamente al centro dei tre punti dove abbiamo il filo blu. Ci posizioniamo lì nel centro. Usciamo e rientriamo nello stesso punto. Qui siamo usciti e qui rientriamo, sempre nello stesso punto. Ma non tiriamo completamente il filo perché altrimenti annulleremo, disseremo tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo formato questo anello. Adesso usciamo col nostro ago tre giri sopra dove abbiamo fatto l'anello rosa, cioè 1, 2 e 3. Non sul quarto dove ci sono gli altri due fili blu, ma quello sotto, esattamente questo sotto. Una volta che siamo usciti, prendiamo, agganciamo il nostro anello. State attenti che non si disfi il filo iniziale, se ancora non l'avete assicurato, e tiriamo per dare la giusta tensione al filo. Fatto questo, entriamo nel quarto giro sopra, cioè lo stesso dove ci sono i due fili, sulla stessa linea dove ci sono i due fili blu, ma nel punto centrale, e andiamo a chiudere il nostro anellino. Chiamiamola fogliolina. Stessa cosa, passiamo sotto e andiamo al centro del blu. Siamo usciti, rientriamo. Usciamo tre giri sopra. Tiriamo leggermente. Quando tirate, tanto non cambia niente, prima di tirare infilate subito l'ago, così siete sicuri che tirando non si disfa. In pratica assicurate già il lavoro. Abbiamo fatto questa fogliolina, entriamo nel quarto giro, dove sulla stessa, quarto a salire, sulla stessa riga dove abbiamo il blu, e chiudiamo. Guardate la semplicità e la velocità di questi punti. Punto centrale. Entriamo,
cioè usciamo ed entriamo. Assicuratevi sempre che i fili abbiano la stessa tensione. 3 giri sopra, perché ne vedo solo 2. Sembrerebbe più piccolo comunque. 3 giri sopra, vediamo. Se ho sbagliato e ne ho fatto uno più piccolo, comunque pazienza, tanto ormai. Così, sì, forse un po' più piccolina la fogliolina. E chiudiamo. Mi sa che questa è di 3, ne ho fatto uno un po' più piccolo e si vede anche. Vabbè, così vedete facendolo più. Diciamo che nell'errore è servito per vedere se come sta il disegno facendolo su 3 anziché su 4. Giustifichiamoci così, è un errore, ma può servire anche l'errore per imparare. Torniamo al centro e usciamo. Rientriamo al centro, 3 giri sopra, adesso qui va bene, entriamo nella nostra asola, tiriamo sufficientemente e rientriamo nel quarto giro. Semplice, vero? Ma guardate come rende bene. Poi vi faccio vedere la differenza del punto lavorato su maglia e lavorato su uncinetto. Uscite, rientrate, usciamo al 3, agganciamo la nostra asolina, questa l'ho tirata un po' troppo, torniamo un pochino indietro e rientriamo nel quarto giro sopra. E così via. Non ditemi che non è carino, semplice e carino e anche veloce. Rientriamo, usciamo al 3 sopra, tiriamo sufficientemente, un po' troppo tirato forse questo, sì, mi sa che è un po' troppo tirato. Comunque, se è troppo tirato, ve ne accorgete subito e rimediate immediatamente. Quarto, sopra, e si chiude. Ecco, vedete di averlo un po' tucchignato, diciamo così, i fili si sono un po' divisi, ma ve ne accorgete subito e portate subito rimedio. Al 3, rientriamo, usciamo al 4. Ho proprio il filo giusto giusto, eh? Non riuscirò forse nemmeno ad assicurarlo, ma comunque l'abbiamo già visto. Entriamo, usciamo al 3, rientriamo e potendo, ora io ne ho un po' poco, ma vediamo di riuscirci, rosa su rosa, è un po' corto, beh, diciamo che facciamo, mi sacrificherò, vedete, a fare solo un nodino, è meglio esagerare un pochino nel filato perché poi succede questo che non si riesce ad assicurare bene. Dovesse succedervi come è successo a me, così, se abbiamo il filato doppio, facciamo una cosa. Lasciamo un filo così, da una parte. Poi andiamo con l'ago, non nello stesso punto perché altrimenti si disferebbe, ma magari agganciamo questo filo, infiliamo l'ago, prima dobbiamo passare l'ago, poi mettiamo il filo nella cruna dell'ago perché altrimenti è troppo corto e non ce la faremmo. Scusate che non riesco a farlo passare. Mi si apre. Facciamo un po' l'antica con un po' di saliva, vediamo se ci si fa.
Eccolo lì che è passato. No, l'ho tirato di nuovo fuori, mannaggia. Mi spiace che vi allungo il video, ma è meglio farlo assieme, così si capisce anche l'eventuale difficoltà, ma è risolvibile, no? Come dico sempre, mica gliela vogliamo dare vinta. Eccoli, e non gliel'abbiamo data. Abbiamo infilato l'ago, passiamo dall'altra parte. Io sono stata a fare, magari ci passava anche senza filarlo. Comunque, ci fosse stato un lavoro un po' più stretto. Adesso abbiamo i due capi che non sono più vicini, li vedete? Spero di sì, non sono più vicini, ma sono separati da altri fili. E a questo punto, con un po' di pazienza, possiamo dare due nodi. Quindi quello che non siamo riusciti a fare perché il filo era troppo corto, quando il filo è doppio si può avviare in questo modo. Se ci riusciamo, perché è proprio tanto tanto corto, magari mi aiuto un po' con un ago, con l'uncinetto. Ecco, ora ce l'abbiamo fatto, diamo un nodo e poi lo facciamo ripassare così, ne diamo un altro e poi, se proprio volete, diamo anche il terzo. Sapete, come vi ho detto poc'anzi, che io abbondo sempre, meglio abbondare. Ora proprio è talmente corto che non ce la faccio più. Quindi sì, vabbè, insomma, se riuscite date il terzo nodo, tagliate, lasciate magari, io lascio sempre qualche codina in più, tanto questo è il rovescio, dobbiamo ricordarci che è il rovescio, per quanto bello il rovescio possa essere, e sarebbe meraviglioso se il rovescio fosse ancora più bello di come l'ho fatto io, è sempre un rovescio, e quindi dal rovescio, anche se lasciate qualche filo in più che il nodino si vede, sarà meno bello, ma vi dà un pochino più di tranquillità. Ecco, guardate quanto è carino questo ramoscello. Io lo trovo proprio fine. E guardate, vi dicevo, guardate la differenza tra questo fatto sull'uncinetto, con la base di uncinetto, e questo fatto, cos'è sto filo? Fatto su una base di maglia. Non per altro, ma perché tanto qui i punti sono più grandi e di conseguenza la fogliolina ricamo viene più grande, ma perché nell'uncinetto i punti, specie in questa parte dove l'ho messo, che è la parte dove si vanno ad aumentare i punti per fare la tesa, non potevo metterlo sotto perché non avrebbe avuto senso, i ricami, la passamaneria, insomma quello che si mette si deve mettere tra la calotta e la tesa o falda, che dir si voglia, quindi va messo in questo punto. In questo punto qui abbiamo un numero di punti, qui sotto facciamo gli aumenti, qui ne abbiamo molti di più, per cui quando andiamo a metterci, come facevamo qua, sempre sul quarto punto in linea orizzontale perfetta, qua non ce lo possiamo più permettere, perché guardate ad esempio qua, vedete che se voi guardate qui, questo è sopra questo e sopra questo, sembrerebbero diritti, però qui sotto evidentemente c'è un aumento, quindi pur essendo diritto, guardate come rimane storto, come rimane obliquo. Ha un suo perché anche fatto così, però la precisione in questo non c'è. In questo invece abbiamo la precisione del lavoro. Poi se una persona molto più brava di me, perché come vi dico io non sono una ricamatrice, mi ha dato un pochino, mi piace tanto e quindi mi sono data da fare per imparare, però io non, come dico sempre, non invento, curioso, faccio ricerche, cerco un po' da tutte le parti, su Instagram, su Pinterest, tutto quello che è permesso, diciamo così, copiare, mi permetto di farlo mio, tra virgolette, e farvelo vedere. E questo è quanto abbiamo ricavato con questo ricamo. Ricordatevi i filati Ecovita, guardate come, guardate, parlavamo dell'elasticità, vedete? Elastico il lavoro, elastico il disegno,
ma pur allargandosi o allungandosi non si deforma per niente, proprio grazie all'elasticità di questi filati. Vi saluto e ci vediamo domani o dopo per un altro video. Ciao a tutte!